La nostra è una necessità e non una scelta politica ed economica. È questa la sintesi del botta e risposta tra Lube Volley e Comune di Macerata sull'accordo stipulato tra Civitanova Marche e società per la costruzione del nuovo palazzetto. Dopo le esternazioni di Carancini, i vertici Lube smentiscono punto per punto le dichiarazioni del sindaco, precisando che la questione palazzetto Fonte Scodella è una storia che ha visto proposti 24 progetti in oltre 20 anni, in cui si sono alternate varie amministrazioni. Albino Massaccesi, vicepresidente Lube, pur condividendo l'amarezza del sindaco, ha dichiarato: noi abbiamo dovuto cogliere un'occasione che in questo momento è unica e va colta subito, non si può pensare o aspettare il futuro prevedendo che forse le cose cambino. E sulla partecipazione della Lube Volley all'ipotetico progetto di ristrutturazione del Fonte Scodella proposto dall'amministrazione comunale, Massaccesi ha voluto precisare: i termini naturalmente non sono quelli che ha enunciato questa mattina Carancini, ma sono termini per cui noi avremmo comunque rinunciato a quello che è il contributo per la gestione dell'impianto e avremmo garantito la gestione dell'impianto ampliato, il che significa che da parte nostra ci sarebbe stato un contributo molto importante, che era comunque quello di rinunciare a quello che veniva a noi già concesso. Pari a? Ma pari a 80.000, perché questo è 80.000, è quello che è rappresentato nell'ultima convenzione. Comunque rimane un anno di campionato che verrà giocato qui, e con quello che è successo oggi e in questi giorni, come saranno i rapporti tra Lube e Comune di Macerata? Ma per quanto mi riguarda, io ritengo che i nostri rapporti debbano essere comunque gli stessi, perché nulla è cambiato nel tempo e quindi quest'anno la struttura rimane nelle stesse condizioni, i costi sono gli stessi sia per noi che per loro.